Oggi voglio proporvi la ricetta dei ravioli in forma di rosa, la pasta fresca in tutta la sua bellezza. Comincio preparando l'impasto per la sfoglia con la farina e i tuorli. Se l'impasto risulta secco, aggiungo qualche cucchiaio di acqua. Ottengo un panetto liscio e compatto. Lascio riposare per 30 minuti, copro con la pellicola da cucina. Preparo il ripieno con la ricotta, gli spinaci saltati in padella e un pizzico di sale. Amalgamo bene bene. Trascorso il tempo di riposo, divido l'impasto in quattro pezzi. Tiro la sfoglia con la macchinetta per la pasta, partendo dal numero 1 fino ad arrivare alla penultima tacchetta. Taglio dei rettangoli di circa 30 cm, inumidisco i bordi con un pochino di acqua. Posiziono il ripieno sulla metà della sfoglia. Piego per il lungo, taglio la sfoglia in eccesso con la rotella dentata, poi arrotolo a formare la rosa. Tuffo la pasta fresca in acqua bollente salata e lascio cuocere per 5 minuti. Scolo e metto nel condimento di burro fuso con foglie di salvia. Lascio insaporire. Poi sposto le rose sul piatto da portata con sotto il sugo semplice. Condisco con il fondo di burro e salvia e infine completo di formaggio grattugiato. Miei carissimi amici, porto in tavola le rose di ravioli, un primo piatto originale che stupisce e mette subito di buon umore. Se amate la pasta fresca, provatela a realizzare anche voi, sono buonissime. Naturalmente potete farcirle con il ripieno che più gradite. Cosa aspettate? Provatele subito!